Inizieranno il 24 agosto i lavori relativi al Del Mauro per permettere alla Sandra Abate di disputare la stagione di massima serie al Palazzetto dello Sport. A confermare la data è l'architetto Enzo Maria Genovese. Allora, la settimana immediatamente dopo Ferragosto si completerà l'iter autorizzativo con il Comune di Avellino, per cui è abbastanza plausibile che i primi lavori inizieranno il 24 di agosto, lunedì 24 agosto, per la durata complessiva di circa 4 settimane, come da cronoprogramma già ampiamente discusso. Qui consisteranno nello smontaggio dei primi 3 gradoni della tribuna stampa posta alla base della curva nord, mantenendo in essere solamente il 4° gradone come con questa destinazione d'uso, e il prolungamento quindi del campo in modo asimmetrico rispetto all'attuale centrocampo solo verso la curva nord, raggiungendo così la dimensione minima prevista dalla FIGC per la disputa della Serie A di calcio a 5. Il club di Massimo Abate si farà anche carico di alcuni interventi. La tipologia di intervento, se non il leggero arretramento della balaustra di perimetrazione di separazione tra il settore e il campo, che verrà posizionata sul primo gradino, però senza nessuna riduzione di poste, quindi verrà semplicemente arretrato di 70 centimetri, perché come ben sai abbiamo giocato, insomma, tutto l'intervento, tutta la progettazione proprio sui centimetri, in modo da ridurre al massimo quello che può essere l'impatto sull'attuale configurazione del Pala del Mauro. Dopodiché ci sono altri 2 interventi che sono stati già discussi con il Comune di Avellino. La Sandra Abate si farà carico della riparazione dell'impianto di riscaldamento del Pala del Mauro, che è notoriamente danneggiato, insomma, messo male già da anni. E poi, appena inizieranno le prime piogge e si avrà un quadro della situazione più completa, si interverrà sulla eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura, intervento che è stato già affrontato e parzialmente risolto dal Comune di Avellino l'anno scorso dopo i noti eventi tra Scandone e Corato.